Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibi con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti, di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». E diceva loro: «Siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: se uno dichiara al padre o alla madre, ciò con cui dovrei aiutarti è corban, cioè offerta a Dio, non gli consentite di fare più nulla per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, e di cose simili ne fate molte». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. San Marco, l'evangelista che stiamo ascoltando in questi giorni, scrisse il suo Vangelo soprattutto per i cristiani che venivano dal paganesimo. Dovette per cui soffermarsi a spiegare in vari passi talune usanze giudaiche perché i suoi lettori potessero comprendere meglio gli insegnamenti del Signore. Nel Vangelo della Messa di oggi ci dice che i giudei, in particolare i farisei, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, le lavature di stoviglie. Queste abluzioni non venivano effettuate per meri motivi igienici, come facciamo oggi, ma rivestivano un significato religioso. Erano simbolo della purezza morale necessaria per avvicinarsi a Dio. I farisei però si erano limitati all'aspetto esteriore, avevano persino moltiplicato i riti, ma non si curavano della cosa fondamentale, la purezza del cuore. Nella circostanza di cui parla il Vangelo di oggi, alcuni scribi e farisei giunti da Gerusalemme, incontrandosi con Gesù, si stupivano nel vedere che alcuni suoi discepoli prendevano cibo senza lavarsi le mani, e gli domandarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» Il Signore reagì con severità e disse loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini». Gesù approfitta del falso scandalo dei farisei per affrontare il problema gravissimo della corruzione della religione. Egli condanna severamente il comportamento ipocrita dei farisei, perché osservavano scrupolosamente la tradizione degli uomini, trascurandolo poi l'osservanza dei comandamenti.
A cosa serve lavarsi le mani secondo i riti prescritti quando il cuore è lontano da Dio? Il Signore mostra poi loro, con un esempio concreto, come ci siano tradizioni che annullano i comandamenti di Dio, nonostante la chiarezza del quarto comandamento di onorare il padre e la madre e l'obbligo dei figli a mantenere i genitori in casi di necessità. I farisei, dottori della legge, ne avevano stravolto il significato e le conseguenze. Insegnavano che se uno diceva a suo padre o a sua madre «è corban», cioè offerta sacra, i suoi genitori non potevano più servirsi di quei beni, neanche trovandosi in stato di grave necessità, poiché dal momento che erano stati dichiarati offerta sacra sarebbe stato un sacrilegio. Questa usanza era spesso un mero espediente legale per continuare a godere dei beni rimanendo sciolti dall'obbligo morale di aiutare i genitori nel bisogno. Da qui l'accusa di Gesù: con questa vostra tradizione annullate ciò che è molto più importante. Il quarto comandamento, che è anche di diritto naturale, esige da tutti, ma particolarmente da quelli che vogliono essere cristiani, il sostegno pieno di affetto per i genitori, che si concretizza ogni giorno in mille particolari e che diventa significativo nella loro vecchiaia o nelle avversità. Dio ripaga con la felicità già in questa vita chi compie con amore i doveri verso i propri genitori, anche se talvolta può risultare faticoso. Un santo era solito chiamare questo comandamento il dolcissimo precetto del Decalogo, perché è uno degli obblighi più amabili che il Signore ci abbia lasciato. L'ambito del quarto comandamento è vastissimo e possiamo mostrare il nostro rispetto e il nostro amore per i genitori in vari modi. Innanzitutto con la preghiera a Dio perché conceda a essi il necessario benessere nella vita, il rispetto altrui, il proprio divino compiacimento. Specialmente in occasione di malattia questo dovere diventa ancora più grave. Non bisogna tralasciare nulla per procurare loro il beneficio dei sacramenti, necessari quando si avvicina soprattutto la morte. Infine, anche dopo la morte, dimostreremo il nostro amore verso i genitori con la cura costante dei suffragi e la celebrazione degli anniversari. Se disgraziatamente i genitori fossero lontani dalla fede, il Signore ci darà la grazia per realizzare con loro un apostolato pieno di stima e rispetto, che consisterà ordinariamente nel pregare, nel mortificarsi per loro, nell'esempio di un comportamento filiale, edificante, pieno di affetto. E unito a ciò ci sarà l'impegno di cercare occasioni per avvicinarli a chi possa parlare loro di Dio e con più autorità. Nel tempo liturgico del Natale abbiamo contemplato la Sacra Famiglia, Gesù, Maria e Giuseppe, come modello e prototipo di amore e di spirito di sacrificio per tutte le famiglie. Gesù ci ha lasciato l'esempio che dobbiamo seguire per compiere il dolcissimo precetto del quarto comandamento. Egli visse soggetto all'autorità dei suoi genitori e imparò da San Giuseppe il suo mestiere, aiutandolo a sostenere la famiglia, e prima di morire per noi sulla croce affidò a Giovanni la cura di sua madre. Imitiamo perciò Gesù nel rendere il vero culto a Dio con una coscienza pura e con l'osservanza fedele dei suoi comandamenti. Sia lodato Gesù Cristo.